Allora la fa facile, almeno tu la capisci anche te. Allora c'è uno va da carabinieri, no? Questo io va da carabinieri, dice: ho perso la mia moglie. Dice: come lei è la sua moglie? La mia moglie è piccina, un po' pelata, abbastanza grassa, c'ha una voce tutta così, che me la ritrovai. Dice: si fa il possibile. Dopo una settimana gli telefona carabinieri, dice: abbiamo buone notizie, cioè ancora non si è ritrovata. L'ho capita. No, il fly non capisce nulla. Ma questa era facile. Allora, su un coso, su un missile, no, mettano un cane, una scimmia e un carabiniere, no? Sicché dalla base, da Houston, li chiamano, no? Pronto Bobby, pronto Bob, Bobby, mi senti? Roo, roo, gli fa Bobby, no? Dice: allora Bobby, adesso premi il pulsante rosso. E Bobby, sai, tic, premi il pulsante rosso. Bravo Bobby, va a posto. Roo, 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 roo. Cita, vieni te, cita. Fa cita. Cita, mi senti? Cita, tira la leva verde. E cita, tira la leva verde, no? Brava cita, perfetto, vai a posto. Appuntato, mi sente, sì? Testa buona, non tocca a nulla, eh? Ragazzi, documenti? Io ce l'ho. Non ce l'abbiamo. Non possiamo uscire senza documenti, ragazzi. Non sono dimenticati. Lo so. Vabbè, questa volta. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Favorisce patente e libretto di circolazione, grazie. E perché, che ho fatto? Un controllo. Ma se non ho fatto niente? Abbiamo bevuto qua, eh? Assolutamente, sono a stendere. No, è vero, non ha bevuto niente. Non ha bevuto niente. Deve gonfiare il palloncino. Sì, ma perché devo gonfiare il palloncino? Se io non ho perché bevuto... lei deve gonfiare il palloncino. E il palloncino non lo voglio gonfiare. Gonfiagli il palloncino. Allora la porto in caserma. Allora va bene, io gli gonfio il palloncino, va bene? Però a giocare un cistia qui, vada laggiù, c'è il campo, perché qui ci passa le macchine. Allora, i carabinieri, no? Il comando, il maresciallo manda la volante e dice: andate subito in via Finiglia 57, che deve essere successo un macello perché i vicini sentono un casino pazzesco. Allora i carabinieri arrivano in via Finiglia 57 e dice: che sta succedendo? Oddio, oddio! E c'è una signora ammazzata il suo marito. Che tu ridi? Allora telefonano, dice: è veramente successo, veramente un macello, una signora qui in via Finiglia 57 ha ammazzato il suo marito. Dice: e perché? Perché la signora ci ha detto, dunque, allora sono 30 anni e io passo lo straccio e quando è bagnato lui ci cammina sopra, e io sono 30 anni e gli dico: quando è bagnato non devi camminare. Lui ha camminato lo stesso, io non ci ho visto più e l'ho ammazzato. Allora il maresciallo gli fa: che l'avete arrestata? Siete entrati per arrestarla? Dice: no, si aspetta che asciughi. Allora c'è Ciccio, il figliolo di maresciallo, torna da scuola e va dai suo babbo. Dice: babbo, che c'è Ciccio? Allora a scuola si è fatto il tema e io l'ho consegnato prima di tutti, cioè è stato il miglior tema proprio mai fatto alle elementari, eh? Dice: davvero Ciccio, davvero? Dio buono, ma tu sei il figliolo di maresciallo, tu lo devi fare per forza il più bello di tutti. Che lo devi fare? Il più brutto? Dice: no, bravo Ciccio, che soddisfazione. Grazie babbo, eh? Il giorno dopo Ciccio torna dal suo babbo e dice: babbo, che c'è Ciccio? Allora, si è fatto il problema a scuola, l'ho consegnato prima di tutti, dice che è stato il problema consegnato più veloce alle elementari. Per forza, tu sei figliolo di maresciallo, dice, che lo volevi consegnare dopo? Grazie babbo, che soddisfazione, bravo Ciccio. Il giorno dopo Ciccio torna dal suo babbo e dice: babbo, che c'è Ciccio, che c'è? Dice: allora, siamo stati a giocare, no, alle elementari. Poi si era sudato, sicché si è fatto la doccia. Oh, io ho il pisello più grosso di tutti, eh? Dice proprio: ho il pisello più grosso delle elementari, eh? Sarà perché sono il figliolo del maresciallo. Oh Ciccio, e t'ha 30 anni, eh? Qui, sto. Fermo io, eh? Fermo. Calma. Scendete, per favore, scendete. Venite qua. Andavamo veloci. Eh?
Guardi, scusatemi, però io siccome devo andare a lavorare, sono un po' in ritardo. E noi che facciamo? Siamo vestiti così perché c'è il carnevale Viareggio, abbia pazienza. Abbia pazienza. Se potreste non farmi la multa, io guardi, insomma vi ringrazio. Facciamo così. Sì. Noi ci facciamo un bel indovinello che al brigadiere ci piacciono sì, tanto. Sì, mi piace. Se lei la indovina, va via senza pagare niente. Se non indovina, amico mio. Dobbiamo scegliere. Vabbè. È pronto? Vabbè. Sono facili, non si preoccupi. Allora, c'è un faro davanti, attenzione. C'ha la targa dietro, il motore e va per la strada. Aspetta, faccio partire il tempo. Vabbè. È semplice. È una moto. È una moto. Mi va presto a dire una moto, amica mia. Che tipo di moto? Perché ci sta il Ducati, ci sta l'Honda, ci sta il Suzuki, il Kawasaki. Non è così semplice. Mi dispiace, se dobbiamo fare la moto. Abbiamo vinto noi. È andata così. E vabbè. Venite qua. Veloci. Scusatemi, sì. Ma io passo da qui, devo andare a lavorare, non è che voi tutte le volte ora, scusi, che se no. E voi scusate, andate più piano e non vi fermiamo. Esatto. La prassi la conoscete. Certo. Vi possiamo fare un indovinello, se la indovinate non vi facciamo pagare la multa, se non la indovinate è molto pure oggi. Che dite? Che dite? Vabbè, proviamo. Facciamo. Allora attenzione, È facile. C'ha due fari davanti e due fari a retta, la targa davanti e di dietro, va sulla strada e tiene il motore. Aspetta. Vabbè. Parte il tempo. Io lo so. Che fa? Suggerisci, mica di te. Ci capisci. Forza. Ma questo è molto semplice, è facilissimo. Sì. È l'automobile. Al tempo. Che tipo d'automobile? Perché ci sta la Fiat, perché ci sta la Skoda, perché ci sta l'Alfa Romeo. È troppo semplice l'automobile. Non è così. Si fa troppo presto a dire così. Deve pagare pure questa volta. Ci dispiace a te. Ci dispiace a tutti. Un po'. Andiamo così. È andata amica mia, tutti i giorni e siete recidivo. Scenda, forse scenda, venga qua. Allora. Ho capito, signori, io passo da qui tutti i giorni, non è che tutti i giorni non mi dovete fermare. Ma come, la voi andate più piano e noi vi fermiamo. Comunque sapete come funziona. Certo. Vi facciamo un indovinello, se indovinate ve ne andate. Okay. Facciamo una cosa. Allora io mi sono preparato a casa perché ho visto che siete amanti degli indovinelli. Sì. Quindi allora ve lo faccio uno io. Se indovinate mi fate la multa. Se non indovinate vado via. Okay? Sei pronto? Ci stiamo? Ci stiamo. Dunque, qual è quella donna che sta sul ciglio della strada la notte di solito, prende 50 euro e con la borsetta fa così? No, non faccio partire nemmeno il tempo a questo giro. Lo so. Lo dico? Dito. Lo dico? Dito. La prostituta! Si fa presto a dire prostituta. C'è la tua mamma, c'è la tua, c'è la tua sorella, c'è la tua, c'è la tua zia, c'è la tua, c'è la tua nonna. E chi più ne ha, più ne metta! Non ha torte però, perché è un... Io però non ho capito una cosa, ma chi è, la mia o la sua, maresciallo? Che non ho capito bene come... Bene, non ho capito neanche io, però possiamo fare una cosa. Come facciamo? Ce la vogliamo giocare? Giochiamoci. A paro dispari. Sì, mi piace paro dispari. Paremi... Dispari mia! Ehi, l'avete vinta voi? Siete contenti? Che bello, ho vinto! Maresciallo? Ma che state facendo qua? Me l'avete chiesto voi, no? Di fissarvi una camera. Io vi sto fissando la camera. Ho capito, ma non ci capiamo mai, figlio mio. Io intendevo una suite. Ma stai fissando questa camera qua, ma che? Babbo, ormai stai qua. Grazie, maresciallo. Ma maresciallo, scusate, quanto la volete fissata? Me la dovete fissare almeno un mese. Un mese. Babbo. Comandi. Buono. Un mese. È solo un quarto d'ora che la fisso e già mi sono rotto i coglioni. I carabinieri però non sono male, Ma l'ho vista anche lì dentro, carabinieri. Sì, era due. Davvero? Sì.
Ma che avete il film? Sì. Si sono messi a sedere in fondo, nell'ultima fila. Come mai? Perché ride bene chi ride l'ultimo. Io due salsiccine le prenderei. Sì. Due salsiccine fresche. Bravo. Anche lo stracchino. Anche stracchino. Lo stracchino. C'è stracchino, è tanta roba. Salsicce e stracchino è tanta roba. Poi che vedete? C'è anche due mozzarelline. Bravo. Mozzarelline, bufalo fior di latte. Bufala! Vai, due mozzarelline. Bravo. Sottilette. Sottilette. Anche il parmigiano e il burro. Certo, certo. Anche tortellini allora. Tortellini. Questi che è? L'enduia. L'anduia! 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 E ci volevo prendere pure l'anduia! Prendiamoci l'anduia! E vai! Scusate! E che sì? Scusate! Oh, che c'è? C'ero prima io, se era per una cosa poteva anche andare bene, ma vedo che qui... Se c'era prima lei... Grazie! Un giorno mi può fare un panino con la coppa? Sì, certo! Ma perché lo piglia con la coppa? No, perché? Perché è arrivato prima! Uno entra in un posto tipo questo, no? Proprio uguale identico a qui, no? Entra dentro, dice, oh, vi racconto una barzelletta. Allora c'è un carabiniere, salza uno, dice, oh, scusa, io sono un carabiniere, a te la spiego dopo.